Guarda che cosa c'è lì fuori! Ma che cos'è quel coso? Non lo so, è spuntato a caso e adesso in effetti andiamo a vedere. Però prima, guarda qua, ho tutte le armor stand per questa casa. Perché avevano detto di mettere tutte le armor stand nel caso un giorno, quindi non adesso, ma un giorno quando avremo tantissime armature bellissime nuove... Ovviamente le metteremo tutte quante tutte qua ad esposizione, tutte belle, fatte bene, giantate, sai quanto bello sarà. Esatto. Ok, è giorno e adesso scendiamo sotto. Allora, chissà che cos'è adesso quel buco, però adesso bisogna diventare seri. Adesso vediamo un attimino cosa... Aspetta, dove sei? Aspetta, eccoti. Sceso. Prima di tutto dovremmo togliere queste crafting table da qui. Non hanno il minimo senso. Quindi tieni. Non so se ne ho un'altra. No, vabbè, una me la tengo allora. Ah, poi dopo dobbiamo andare anche in un altro posto, perché questo coso qua ci teletrasporta in un altro posto. Che figata. Allora, sì, bellissimo, bellissimo. E qui, che cacchio c'è qui, ragazzi? Allora, prima di tutto dobbiamo dirvi che ovviamente noi non tocchiamo mai questo mondo. Le cose spawnano dentro questo mondo a caso. Quando ci giochiamo, sì. Alla caso proprio, cioè non si dice. Cioè, stavo per dire un'altra cosa brutta, però. Allora, io ti ho capito, non ti preoccupare. Questa è un buco che sembra portare in un posto, quindi scendiamo sotto e vediamo. Ok, me l'aspettavo un po' più grande questo buco. Cosa fai, scusami? Per risalire, però se no come facciamo? Ok, però vieni a vedere perché questa è una cosa arrivo, molto interessante. Cos'è, cosa non ti c'è? Interessa? No, mi interessa, stavo soltanto prevenendo. Vabbè. Non so, che cacchio è sta roba? Qua c'è... Sembra una base, tipo una mini base. Esatto, c'è anche del pane, dei manicaretti, vedi? Cioè, tipo delle cose da mangiare buonine. Sì. E poi qua ci sono le fornaci dove per cucinare. C'è un letto, ma di chi è sto letto? Non lo so. Non mi fido di questa cosa, anche perché purtroppo, o per fortuna, questa cosa è spawnata vicino a casa nostra. E a caso, soprattutto. E quindi secondo me appunto non è a caso, qualcuno qui l'ha fatto apposta perché vuole starci vicino in un qualche modo. Ma oltre noi nessuno ha l'accesso a questo server, no? Sì, appunto, se metto in tab nessuno sta con noi, che cacchio. Quelli sono dei pesci neri per giunta, non ne ho mai visti, di solito su Minecraft sono tutti colorati, però ok. Andiamo qua e andiamo a teletrasportarci, tu devi andare dove c'è scritto Alberum, perché ragazzi, per chi non lo sapesse... Alberum è proprio questo, sono proprio questi alberi qua. Qui vicino però c'è questo buchetto. Allora, le cose sono due: o ci buttiamo nella lava e qua c'è un mistero, ma ne dubito fortemente, oppure il mistero sta proprio qua dentro, oppure intorno alla foresta, ma non credo perché io avevo anche esplorato. Aspetta un attimo. No, lì c'è solo un legno inutile. Mi sa quindi che dobbiamo entrare proprio in questo buchetto qui. Sì, direi di sì. Ci buttiamo? Vai, allora, ho paura anche perché non si vede. Che coraggio a buttarti prima tu. Oh, guarda, qua c'è proprio un portale. Esatto, un'entrata. Bene, qua ci sono degli zombie, vedi? Questo praticamente in teoria dovrebbe essere un dungeon. Oh, ma fa malissimo. Mi sa che la tua spada, ad esempio, in questi dungeon è più utile. Ma io dovrei smettere di parlare e iniziare a distruggere i... Sì, distruggili io mentre penso agli zombie. Ok, sempre ammesso che non è così facile, perché qua... la madosca, vabbè, che cacchio è, ragazzi? Madonna! Mamma mia. Vedo se ci sono altri spawner. Ho capito... Allora, dovremmo craftarci qualcosa di più utile, tipo un piccone in ferro, perché sennò qua ci mettiamo troppo anche a distruggere le cose. Sì, io l'avevo trovato del ferro, quindi in caso me lo crafto io, te l'ho da te. Sì, ce l'ho anch'io il ferro, il problema... Oddio, no, regà, è impossibile, 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 no, impossibile, 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 no, sto morendo, fermi un attimo, ma com'è possibile, ragazzi? Beh, Eli, vedo che stai combattendo tantissimo. Sì, sono quasi morto più di una volta, quindi... Lo so, ma questi zombie sono veramente complicati da sconfiggere. Ce ne sono tantissimi ancora in arrivo. Infatti. Ok, qua dietro c'è uno spawner che va immediatamente distrutto. Per chi non lo sapesse, immagino pochi comunque, vabbè, però comunque ci sta, magari non si conosce bene Minecraft. Gli spawner appunto fanno nascere questi zombie. E qua ci sono due armi, una di Obsidian Claymore, che non so che cacchio è, mi sembra una spada veramente potentissima, con 11 addirittura di attack damage, e una ascia in diamante. Vuoi l'ascia in diamante, puoi prenderla tu, mi sembra carina. Bene, arrivo da te.
Tieni, è un... Grazie. Allora, fa 9 di attacco, quindi in realtà un po' come lascia in ferro, in realtà, e anche come lascia in pietra. Scendiamo ancora qui sotto. Allora, attenzione. Cosa ci sarà secondo te? Un cacchio di spawner enorme che vuole farci fuori, ma non ha capito niente. Noi siamo molto più forti di questo spawner. Guarda qua, ci sono gli zombie che cadono da soli. Non va- allora, non andare lontano. Guarda che devi aspettarmi, se no io come caspita arrivo, cioè... Sono qua, devi allora, tu devi stare vicino a me, perché poi dopo muori ed è pericoloso. Oddio, guarda, qua è paurosissimo. Cos'è che hai visto prima? Lo spawner è messo così tanto male che... Non so, devi addormentarti di nuovo? Sono qua, scusa! Lo questa so che come punizione mi hai buttato giù! Cioè, esattamente! Oh, c'è uno zombie che mi dà una pala in faccia! E adesso come faccio a risalire? Hai dei blocchi, risali. È veloce anche, su, che non abbiamo tempo da perdere. Guarda che qua dobbiamo sconfiggere gli zombie. Ma dai, ma che pizza, ma... Cioè, io... Allora, queste spade qua sono completamente inutili, gli spadoni. Perché fanno... hanno un sacco di tempo di ricarica. Cioè, è difficile tirarli su, no? Perché sono pesantissimi, quindi è difficile combattere con questi spadoni. Sì, e quindi... ma questa stanza cos'è? Aspetta, stavo dicendo. E quindi bisognerebbe avere una spada un po' come la tua. Boh, cose inutili, tipo la bottle of XP e altre cose completamente inutili che, beh, in realtà non ci servono, però eccoci qua. Degli XP sono sempre buoni da sudurparsi. Dai, non fermare male, dai. Allora, qui continuiamo, sempre tutti quanti svegli e attenti. E c'è una spada in ferro che non ci serve a niente. Non fa mai male, a me serviva. C'è uno zombie! Ti difendo io, capitano! Che poi potremmo in effetti anche purificare questa zona con il mio corno. Vediamo. Insieme, facciamolo insieme al corno. Va bene. Basta, finito. Quando dico insieme devi farlo anche tu, eh. Va bene. Riproviamo. È antipatica come cosa, basta. Però, è che il corno fa così, bisogna purificarci, no? E li sconfiggi questi tizi, mi raccomando, sono veramente cattivi. Mi raccomando, cattivi. Stai attento anche tu. Sì, vabbè, cos'è, raga? Cos'è sta roba? Aia! Donis, aiuto! Ma com'è possibile? Ma ehi! Aia! Ma io sto cercando pure di ucciderli, ma questi qua fanno molto fuori, aiuto. Cos'è che c'è qui? Niente, bene, bellissimo. Abbiamo però trovato degli zombie, guarda un po' tu. Come se fosse una novità. Ma tu continui a dormire. No, raga, scusate. Io, cioè, veramente, questi... Non faccio i tagli, perché è veramente inutile fare i tagli. Oddio mio, quanti zombie ci sono. Che sono tanti zombie, cioè, l'odore... sì, l'odore. L'odore degli zombie, puzzano un po', vero? Puzzano un bel po', sì. Mi fanno fuori. Orco 2, mio Dio, ragazzi. È stato veramente... Ti hanno ucciso. No, come... sono qua. Non ti vedevo più, scusa. No, via. C'è uno zombetto del cacchio. No, vabbè, sta spada... No, raga, questa spada è veramente inutile. Cioè, immediatamente devo prendere un'altra spada. Cioè, con questa spada si può colpire una volta ogni 30 minuti, praticamente. Ma vuoi che spada questa? È? No, grazie. Cioè, non lo so. Proviamo a vedere se è meglio con questa spada, perché secondo me potrebbe anche essere meglio a sto punto. Allora, mettiamo... andiamo avanti. Cioè, è incredibile, sono arrivato alla spada di ferro dopo che c'ho sto spadone del cacchio. Toh, guarda qua come è veloce a spadare tutti quanti. Ma vai a quel paese, che è 30 ma volte meglio. Ma una spada per me, che l'altra è chiusa, cioè praticamente... Ma come parla? Ma scusami, ma se ti dico di alzare la voce, ma che difficoltà... Alzo la voce! Ma perché non sei sveglio? Toh, tieni il martellone. Toh, tieni, bravo. Grazie! Ok, adesso... troviamo altre cose, magari, no? Sì, dovremmo ancora scendere, secondo me. Sì, tipo gli spawner, che magari sarebbero utili distruggere immediatamente. E magari delle cose più utili, tipo delle spade, degli attrezzi più decenti. Non c'è niente qui. Ho capito che non c'è niente, ma io ti sto sentendo che stai facendo... Ma non possiamo andare tutto il video avanti, che io che ti dico di svegliarti. Eli, io adesso vado un attimo in giro lì, per capire se la teoria degli animali è corretta, perché qui in giro ci sono degli animali. Ma va bene, sei sicuro che vuoi che non vengo con te, che resto a casa? Sì, perché sei addormentato e da tutto il video che ti dico che non sei sveglio, quindi veramente basta, io adesso me ne vado da solo perché è meglio, così almeno me ne resto con voi, ragazzi, mi sono mutato e nessuno ci sente adesso. Ah, che bello, adesso è un'avventura da soli, tutti quanti in modo pericolosissimi.
Oddio, guardate lì, ci sono degli alberoni enormi. Cioè, e poi quegli alberi con la faccia, ragazzi, comunque veramente. Adesso parliamo fra di noi, ok? Fra amici. Ma come caspita è possibile? Cioè, guardate qui! È veramente assurda questa cosa. Cioè, tutti gli alberi che rompono le scatole, che hanno le facce brutte. Che poi questo è l'albero più famoso, praticamente. Quello che c'è più in questo mondo. Perché gli alberi, quelli più inquietanti secondo me sono quelli di Dark Oak, che in questo caso non ci sono perché sono da altre parti, in altri biomi, ecco. Volevo testare con voi se in effetti in questa foresta c'erano degli animali oppure no. Perché appunto non spawnano nelle foreste gli animali, proprio perché controllano tutte queste cose. E poi ti danno degli effetti particolari questi alberi quando sei nella loro vicinanza. Ti danno cecità, ti danno... Ecco, ti danno queste maledizioni qua, vedete ragazzi? Forse è stato stupido venirsene da soli, magari. Però in realtà non è che si può fare molto. Cioè l'unica cosa per non essere in pericolo è stare lontani da loro. È l'unico modo in cui si può evitare il pericolo. Eccoci. Appunto, ci stanno praticamente uccidendo, quindi direi di andarmene ed in effetti qua, se vedete, non ci sono animali. Cioè io, ragazzi, è veramente così. Questi alberi proprio bloccano lo spawn degli animali, delle cose in un qualche modo. Magari posso cercare di scacciare questi alberi così. Con questo coso di Minecraft. Però non credo... Cioè, ho paura che si arrabbino ancora di più. Eccoci, appunto. Lo sapevo io. Ma perché ci danno tutte queste maledizioni gli alberi? Non possono farsi fattacci loro. Ma cosa c'è lì? Eccoli, li ho trovati. Quelli sono gli alberi più pericolosi che possano esistere. Quelli di Dark Oak, anche quelli più inquietanti allo stesso tempo. Ma mi sa che prima ho perso la spada, cioè sì, vabbè, la barca. Quindi adesso ritorniamo. Ragazzi, mi sa che mi ha fatto il fulmine lì. Mi sta dicendo palesemente di non andare. Ma noi ci andiamo perché siamo in avventura, quindi dobbiamo andare ovviamente. Non è che possiamo ritirarci, dai. No, ragazzi, questa cosa non è normale. Cioè, è assurdo. Chi è che mi sta colpendo? No, 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 io me ne vado. Io me ne vado. No, 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 per favore, per favore, per favore. Mi stavo guardando anche dietro per capire se ci fosse qualcuno o qualcosa, ma... È tutto invisibile. Vedete, qua non c'è niente, aspettate. Oh mio Dio, un fulmine ha colpito quegli alberi lì, che secondo me sono loro che attraggono i fulmini. Vedete? No, 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 via, 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 via. Ora vado in quella foresta lì. Vabbè, lo so che non dovrei andare, ragazzi. Però giusto per vedere se ci sono animali oppure no. Dov'è la barca? Ma what? Mi è sparita la barca, ragazzi. Ecco, questa cosa non è normale. Mi sto ancora più inquietando, perché vuol dire che gli alberi hanno il potere pure sui miei oggetti. Quindi potrebbero colpirmi con la mia stessa spada a sto punto. Se c'hanno questo potere... Ragazzi, ho visto in F5 che qualcuno piazzava qua la barca. Ho visto in F5, andate indietro con il video per vederlo anche voi se non l'avete visto. Non mi sto fidando. Non mi sto fidando. Tu chi sei, eh? Sei tu per caso che mi stai facendo tutte queste cose? Peraltro vedete, non ci sono gli animali qui. Non ci sono. Eli, mi senti, Eli? Sì, dimmi. Che cosa stai facendo? Sono a casa. Allora, io sono qui nella foresta. Tu devi sapere una cosa veramente assurda. Che cosa succede? Praticamente ci sono fulmini, saette quando vai vicino agli alberi. Poi praticamente c'era uno che mi ha preso la barca e mi ha... Comunque ho trovato un animale. Un animale qua vicino. Quindi forse non l'aveva ancora ucciso. Non avevano ancora avuto il tempo di ucciderlo. Può essere? Ragazzi, vedete questo albero? Che cacchio sta succedendo? Ma ragazzi, ho levitation. Un effetto. Chi è che mi sta colpendo? No, 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 questa cosa non è normale. Vabbè, per fortuna qua c'è un mare intero dove posso andare e cadere, ok? Ma chi è che mi ha messo levitation? Cioè, se fossimo stati sulla terraferma... No, aspetta un attimo, stavo cadendo direttamente sugli alberi, sono stato stupido. Ok, se fossimo stato sulla terraferma sarei praticamente morto. Oddio, ma stai scherzando? Ma chi è che mi sta picchiando? Ma secondo me sono questi alberi che mi stanno dando cose. Mi hanno dato lentezza, slowness... Porca vacca, questa... No, ragazzi, mi sto inquietando tantissimo. Facciamo una roba, andiamocene via con la barca che me l'aveva messa qua. Esatto, sì, 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 mi ricordavo benissimo. Perfetto, andiamo qua. Ok, andiamocene via, 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 via. Ok, perfetto. Oh, che caspita ho? Nausea? Si stava muovendo tutto, ma che brutto.
Ok, però se vedete, siamo in un posto, in un mare infinito praticamente, ragazzi. Com'è possibile questa cosa? Non finisce mai pure, questa è anche una cosa strana. Ragazzi, ho viaggiato in lungo e in largo, e davvero in lungo e in largo. Ho trovato tipo questa cosa. Voi non so se sapete che cos'è questa cosa. A parte che, vabbè, prendo danno, forse perché sono di nuovo vicino agli alberi. Questa cosa qua, Madonna che spavento, le torce di redstone. È la From the Fog, eccoci qua. Mi spiego meglio che cos'è From the Fog. È praticamente una mod che aggiunge Herobrine. E quindi io ho sta mod qui all'interno del mondo che dovrebbe essere che spawna Herobrine. E questa cosa è letteralmente il bioma di Herobrine. In più le torce di Herobrine aggiungono proprio tutto. Il che, raga, cioè è un po' strano il fatto che per tutti questi episodi, nonostante ci sia questa cosa da tanto tempo, per tutti questi episodi non si è presentato mai Herobrine. Sarà per Alberum. Sarà per questi alberi qua maledetti. Non so. Non, ragazzi, non so il motivo per cui non si sta presentando. Perché, vedete, ma vi giuro, c'è questa cosa nel mondo. C'è. Oddio, che spavento. Pensavo che ci fosse uno col libro. Ma io sto continuando a prendere effetti. Quindi sarebbe meglio uscire da questa foresta prima di morirci definitivamente. Voi che dite? Allora, questa esplorazione è stata davvero utile. Perché ad un certo punto mi sono spaventato perché ho detto, ma magari non c'è Herobrine nel mondo, non è mai stato. Perché questo mondo, vi ricordate, abbiamo startato ormai diverso tempo fa. E succedono cose diverse, ma non è mai spawnato Herobrine. Mai. E cioè mi chiedo, ma forse è Alberum che lo sta tenendo, non so, ucciso, lontano? Non ho capito. Questi effetti, tipo ad esempio dei fulmini, eccetera, non sono mai successi, tipo che qualcuno mi dà un pugno. Ma non è palese, c'è qualcuno qua che mi dà dei pugni. Cioè, io adesso mi smuto. Eli? Sì, dimmi! Guarda che qui ho trovato la foresta di Herobrine, ma non c'è lui. Cioè, ti confermo che Herobrine c'è nel mondo. Abbiamo trovato anche, non so se ti ricordi nei primi episodi, avevamo trovato quell'altare. Sì? E non c'è! Non c'è Herobrine! Ci Non sono c'è! tutti i suoi segni, ma non c'è Herobrine! E secondo me, io ho ipotizzato insieme ai ragazzi, che potrebbe benissimo essere che Alberum lo stia tenendo a distanza. Oppure si sta preparando per qualche altra cosa, non so. Eh sì, cosa vuole fare? Vuole prendere il Magari tutù e tramite ballare? Alberum ti sta attaccando. Ma sì, ho capito, ma dai, non è che è un'intelligenza artificiale assurda, dai, cioè, non so, non mi convince questa cosa, è un mistero strano, devo dirti. E c'è qualcuno che mi colpisce, ma chi è? Non lo so io cosa può essere. No, ma secondo me ogni volta che mi avvicino agli alberi, mannaggia loro, quanto li odio. Devo star lontano, io mi devo ricordare di non avvicinarmi a sti alberi del cacchio. Se no poi dopo qua mi uccidono. Oh, lì c'è un villaggio però. Ok, potremmo anche cambiare posto dove viviamo nel caso. Però mi spiacerebbe per quello. No, aspetta, non è vero, perché abbiamo una waypoint. Quindi lì possiamo teletrasportarci ogni volta che vogliamo. Quella sarà la nostra Esatto, casa bravo. definitiva, esatto. Va bene, allora direi che ragazzi dovete assolutamente lasciare like per questa avventura veramente pazzesca e iscrivervi ovviamente al canale. Eccoci qua, gli ai fulmini, le saette assurde ed inquietanti e paurose. Commentate quando fa 2 più 2, che fa 4. Cioè, no, va bene, ve l'ho detto. Commentate quando fa 5 più 7, questo è più difficile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!